La crisi non allenta la morsa. Le imprese, già messe a dura prova dal mercato in stallo, lamentano ulteriori problemi ad accedere a mutui, finanziamenti e fidi a condizioni favorevoli. Per questo le tre sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, hanno siglato un appello congiunto alle banche con una serie di priorità, a partire dal sostegno alle imprese in carenza di liquidità e dal supporto al reddito delle famiglie, attraverso la sospensione delle rate dei mutui e l'anticipo della cassa integrazione per i lavoratori in difficoltà. Oggi le banche possono in teoria decidere la vita o la morte di un'azienda al di là delle sue capacità produttive. Se si richiede ad una piccolissima azienda di rientrare immediatamente dai fidi, è chiaro che questo significa condannarla al fallimento. Si corre il rischio di arrivare veramente a un blackout tra il mondo della produzione, il mondo del lavoro e il sistema bancario. Nella provincia di Bergamo la raccolta finanziaria delle banche attraverso titoli, conti correnti e fondi di investimento si aggira intorno ai 50 miliardi di euro. Noi crediamo che questo grande fiume di denaro debba rimanere qui, in questo territorio, e soprattutto debba essere dato alle imprese per lo sviluppo dell'economia. Questo sarà un anno molto difficile e quindi noi chiediamo anche alle banche un'assunzione grande di responsabilità. Non solo le banche sono oggetto di sollecito dell'attenzione nei confronti di lavoratori e imprese, l'appello si rivolge anche alle istituzioni perché sostengano piani di sviluppo del territorio e favoriscano progetti di innovazione. Noi rilanciamo anche il fatto che gli istituti bancari intervengano insieme alle parti sociali, agli attori economici e politici anche sulle diverse aree di crisi. Noi abbiamo un patrimonio importante che deve essere rivalorizzato in termini anche di nuove prospettive manifatturiere industriali. Per quello che sappiamo noi.